oggi vi faccio vedere altri esercizi che si possono fare con il cibo. Ciao a tutti, sono Carlina con la K e la più grande passione è la ginnastica. Oggi vi faccio vedere altri esercizi che si possono fare con il cerchio. Il primo esercizio dobbiamo tenerlo così con l'indice e lo muoviamo avanti, cioè giù e su per 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso proviamo sempre a tenerlo qua, però per fare l'esercizio che facciamo adesso non dobbiamo tenerlo con l'indice ma così, perché da qua noi andiamo un po' in plié e facciamo mezzo lancetto, mentre che fa il lancetto fa mezzo giro e poi noi la riprendiamo sempre uguale. Facciamo così almeno per 5 volte. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Adesso invece non lo facciamo più verso di noi ma in là. Qua non dobbiamo tenerlo qua invece parallelo al pavimento ma un po' più su. Facciamo mezzo giro almeno per 5 volte. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Adesso invece proviamo a farlo intero il giro, quindi da dove noi lo stiamo tenendo, da lì noi dobbiamo prenderlo dal lancio, quindi lo facciamo almeno per 5 volte. Attenti a non pestarvi, la testa. Facciamo un giro intero. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Adesso facciamo un giro intero in fuori, almeno per 5 volte. E 1, e 2, e rifacciamo, e 3, e 4, scusate, andiamo avanti, e 4, e 5, e fine. Adesso invece proviamo a fare i saltelli. Qua invece dobbiamo tenere più stretto il cerchio, che il cerchio ci va sopra le mani, ma non dobbiamo tenerlo così largo ma più stretto. Allora, i saltelli sono come la fune, quindi quando il cerchio ci arriva ai piedi lo dobbiamo scavalcare, poi e scavalco e scavalco. Proviamo a farlo un po' più veloce. Scavalco, scavalco, e proviamo a farne almeno 3 più che riuscite di seguito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso proviamo a farli indietro, quindi da avanti il cerchio va indietro. Quando è vicino ai piedi io lo faccio un saltello, e vicino ai piedi saltello, e saltello, saltello. Proviamo a farlo un po' più veloce. Saltello, 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 saltello. Dobbiamo farne più che riuscite di seguito. 1,
qua dobbiamo tenerlo con l'indice, quindi da qua col gomito teso proviamo ad aprire le dita e tenere per qualche secondo. Facciamo per 5 volte con la destra e 5 volte con la sinistra. E 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Vi do un consiglio per tenere bene, meglio in equilibrio il cerchio. Non guardate avanti, ma guardate la punta del cerchio. Adesso lo facciamo con l'altra mano. E 1 e 2 aiuto e 3 e 4 con la sinistra, non sono molto brava, e 5. Adesso proviamo a farlo a fianco a noi, sempre guardando la punta, per 5 volte. E 1 e 2 e 3 e 4 e 5 con l'altra mano. E 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Adesso lo facciamo sopra di noi, 5 volte destra, 5 volte sinistra, col gomito teso. E 1 e 2 e 3 e 4 e 5 con l'altra mano. E 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Il prossimo esercizio sono i brilli. Dobbiamo farlo giù per terra, quindi appoggiamo giù per terra il cerchio, giriamo in fuori il cerchio, lasciamo e riprendiamo con la stessa mano, così per 5 volte. E 1 e 2 e 3 e 4 e ultimo e rilasciamo e 5. Adesso lo facciamo 5 volte con l'altra mano. E 1 e 2 e 3 e 4 e ultimo 5. Adesso lo proviamo a fare in dentro, che lo scambiamo con l'altra mano, così per 5 volte. E 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Perfetto. Adesso, quando avete imparato a tenere su così il cerchio, proviamo a fare un giretto sulla mano col gomito teso. Facciamo così almeno per 5 volte.
volte. E facciamo. E uno. E due. E tre. E quattro. E cinque. Con l'altra mano. E uno. E due. E tre. E quattro e cinque. Il prossimo esercizio proviamo a girare il cerchio sul collo, però se il cerchio non vi tocca il collo, non riuscite a girare bene, vi deve toccare qua il collo. E proviamo a fare dei giretti, così per cinque volte. Pronti? E uno, e due, e tre, e quattro, e ultimo, cinque. Adesso proviamo a girarlo sui fianchi. Anche qua vi deve toccare, se no, se non vi tocca non riuscite a dare bene la spinta. Quindi da qua facciamo girare che dobbiamo muovere avanti e indietro il nostro bacino, così per 5 volte. E 1 e 2 e 3 e 4 e ultimo 5. Adesso ultimo proviamo a girarlo sulle ginocchia, quanto più difficile. Vi deve sempre toccare, ma qua dobbiamo stendere e piegare le ginocchia. Quindi rostro appoggiato sulle nostre gambe e da qua giriamo, e da qua giriamo avanti e indietro il cerchio. Allora facciamo così almeno per 5 volte. E 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Perfetto! Se vi cade il cerchio, vi faccio vedere tre trucchetti come prenderla se non volete abbassarvi. Il primo, dovete mettere il cerchio, il piede che è sotto il cerchio, e dovete tirarlo su piegando il ginocchio indietro. Ve lo faccio rivedere. E piego. Ancora e piego. Il secondo trucchetto dobbiamo metterlo, si può fare sia che dal fuori, dobbiamo farlo dal fuori che anche qua il piede è sotto il cerchio. E con l'altro piede dobbiamo schiacciarlo che ci arriva su. Ve lo faccio rivedere. Il piede sotto il cerchio, con l'altro lo schiaccio e lo riprendo. Ancora, lo schiaccio e lo riprendo. Il terzo trucchetto è come quello di prima, ma dal dentro. Quindi sempre il piede sotto il cerchio e con l'altro piede lo schiaccio che mi arriva dal dietro. Ve lo faccio rivedere. E uno. Ve lo faccio ancora. E prendo. Perfetto. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale e se volete lasciare un commentino fatelo sulla mia pagina Instagram. Mi chiamo Carolina con la K.